Non è di certo un imprevisto quello che accade oggi, la Pasqua del Signore. Ben trovato, Don Salvatore. Buona Pasqua di cuore a te. Auguri, il Signore risorto è veramente risorto. Auguri a te, cara Anna Maria, auguri di buona Pasqua a tutti voi. Grazie, Don, lo dico a nome di tutti. Per fortuna ci fai compagnia anche oggi in questa giornata di festa per tutti noi cristiani e come sempre vogliamo approfondire anche alcuni temi che poi vengono fuori dalle canzoni. Canzoni belle che hanno segnato insomma il panorama musicale italiano sicuramente, che tanti conoscono e partiamo subito con una domanda, vediamo se ci arrivi. Dove se n'è andato Dio? Dove è andato Dio? Dio è morto, però poi è risorto. Sono gli inizi, gli incipit di alcune strofe famosissime di una canzone molto bella. E vediamo un po' se indovini quale. È di Guccini, Oh, 1965. bravissimo. Grande, grande. Preparatissima. Molti di noi nel 1965 non erano ancora nati, però sicuramente la conoscono. Chi ama la musica conosce anche questo testo. Sappiamo che se Dio muore è per 3 giorni e poi risorge. E oggi noi lo festeggiamo, lo celebriamo questo giorno. Sì, lo festeggiamo, però oggi è possibile festeggiarlo perché ci sono stati i giorni precedenti, cioè quei giorni nei quali Dio davvero ha fatto questa scelta d'amore grandissima, che non solo quella di diventare uno di noi, ma di vivere con passione questa vita. Tanta passione che lo ha portato poi purtroppo a incrociare le paure, la cattiveria di quanti hanno preferito liberarsi di questo Dio fondamentalmente scomodo o probabilmente anche inutile, visto che è un Dio che muore, visto che è un Dio che non si sa salvare da solo, quindi a cosa serve? A uomini che vogliono essere salvati poi da questo Dio, ma alla maniera che dicono loro, senza capire che il vero modo di salvare gli altri è quello di farsi per loro dono, così come ha fatto Gesù. Io riprendo un po' il testo della canzone che ovviamente sono andata a studiare, ad ascoltare, fatelo anche voi a casa appena avete tempo, dopo aver cucinato il pranzo di Pasqua, dopo aver passato insomma il vostro tempo anche al telefono perché molti sono distanti. E allora, Don, siamo pronti per una generazione nuova, un mondo nuovo e la speranza che è appena nata per noi, dopo tutto. Stiamo passando un momento che ci accomuna tutti. E, insomma, un po' di sconforto ci è venuto, però questa giornata forse ci dà anche il via, per una speranza nuova. Sì, infatti il testo di Guccini, molto bello, dice che Dio è morto proprio in tutte quelle cose che abbiamo visto morire in questi giorni, cioè nelle giustizie, nelle scelte che non sono state ponderate, non abbiamo investito nelle cose giuste, abbiamo eccessivamente scelto, abbiamo propenso per un mercato che fosse più importante di tutte le altre cose, per la finanza che dovesse gestire anche politica, e abbiamo scelto i più forti invece che i più deboli, e Dio è morto in tutte queste scelte. L'abbiamo visto morire in questi giorni insieme con i tanti che hanno pagato le conseguenze altissime di questa pandemia. Però è bello dire che questo sta preparando una generazione nuova, nel senso che adesso è il momento di fare delle scelte importanti, perché la libertà, questo grande dono che Dio ci ha fatto, la creatività e la capacità di reinventarsi quando è il momento opportuno, ci daranno la possibilità di vivere nella nostra vita di tutti i giorni proprio la stessa dinamica della risurrezione. È bello ritrovare un testo vecchio, se vogliamo, visto che stiamo parlando di più di 50 anni fa, e riuscire ad attualizzarlo oggi. Sì, perché in verità poi quando un testo è così profondo, così bello, eppure c'è da dire che questo testo ha avuto non poche avversità, perché la censura addirittura voleva proprio eliminarlo dal mercato musicale, anche perché il testo originale non prevedeva quella strofa sulla risurrezione. Poi fu suggerito, proprio perché potesse essere accolto più facilmente, di aggiungere anche i versi sulla risurrezione, ma che non tolgono nulla alla canzone, anzi, continuano ad approfondire quella lettura che era già dentro i versi, nei quali si annunciava che Dio appunto era morto.
E allora, intanto chi ci segue prenderà appunti, questo è da ascoltare, soprattutto in questa giornata, e ne prendiamo un'altra, così, a caso. Una canzone dedicata all'amore universale, anche se qualcuno se la fa, insomma, propria, se ne impossessa. Però è bella da dedicare all'amato, alla moglie, al marito, a un figlio, ad una figlia, ad un amico. E stiamo parlando di una canzone che io amo particolarmente, La cura di Franco Battiato, ma non sarò sicuramente l'unica. Sì, penso che un po' tutti abbiamo sentito nostro quel testo e tutti ci siamo augurati che qualcuno ce lo potesse dedicare, perché è un testo davvero bello, cioè sa raccontare l'amore di cui un uomo e una donna sono capaci, e diciamo, racconta soprattutto la bellezza di quando un uomo sceglie di prendersi cura di un altro. Chi di noi non sente il bisogno di ricevere quelle cure? E ovviamente, Anna Maria, mi permetterai adesso di andare con la mente immediatamente a tutti quelli che di cura, tra virgolette, si sono occupati, si stanno occupando in questi giorni. Per cui la cura mi fa pensare a tutti quanti noi, tutti ne abbiamo bisogno, ma in special modo mi fa pensare ai tanti ammalati, tantissimi, di questa esperienza, ma non solo per il Covid, anche per tutte le altre. Penso ai tanti che anche prima di questa esperienza erano in un letto di ospedale, penso ai tanti bambini, soprattutto a quanti magari sono nelle pediatrie oncologiche, penso ai loro genitori, alle famiglie, ma penso anche a tutti coloro che sono proprio quegli uomini capaci di cantare con la vita, con i gesti, questa canzone, no? Tutti gli operatori, dagli operatori sanitari, gli operatori delle pulizie, delle cucine, di tutti coloro che, tutta quella filiera che in qualche maniera permette che alla fine un Stato, una comunità si prenda cura delle persone più fragili, più deboli, soprattutto degli ammalati. Il nostro pensiero va sicuramente a tutte queste persone che tu hai ricordato oggi, e forse proprio in questo caso, ecco, qualcuno l'ha pensata anche come una preghiera al contrario, il testo di questa canzone. Non è l'uomo, ma Dio amore che parla all'uomo, e forse in questo momento è Dio che parla proprio a queste persone che tu citavi prima, alle persone che soffrono, agli ammalati, a chi è in prima linea ad aiutarli. Sì, sicuramente sono le parole che possiamo attribuire a Dio, cioè che esprimono benissimo questa capacità, questa voglia, desiderio di Dio, questa passione, sempre raccontata nella scrittura, ma sempre manifestata anche nei secoli, di questo Dio che si prende cura di ogni uomo, soprattutto dei più deboli. E, anche se magari verrebbe da dire, soprattutto in questi giorni, subito dopo la passione, no, che... quanto si può prendere cura dell'altro uno che non è stato capace di prendersi cura di sé, no? Alla fine Dio stesso è morto sulla croce, Gesù è morto, e tanti gli hanno fatto anche notare, insomma, se sei quello che dici di essere, prenditi cura di te, appunto, e poi ti crederemo. E invece la credibilità di Dio sta proprio in questo, nel non prendersi cura di sé, ma prendersi cura degli altri. Questo invita anche i tanti che magari sono fragili, sono deboli, a non pensare mai che non hanno nel cuore tanta forza per prendersi cura degli altri. E allora, questa è una spinta che ci invita a percorrere un pezzo di strada insieme, se non tutta la nostra vita, insomma, qualcuno che amiamo in modo particolare, e in questo caso il nostro amore si estende come l'amore di Dio. Abbiamo pochissimi minuti, Don, per ricordare anche un altro bellissimo testo, questa volta di Niccolò Fabi, quindi veniamo ai giorni nostri. Giovanissimo cantautore italiano, molto sensibile, anche un po' fuori dalle righe, che alla fine dice quello che stiamo vivendo, i giorni dello smarrimento, questo è il titolo della canzone. Sì, a proposito del mattino di Pasqua, mi piace chiudere con questo testo. Il mattino è così stanco di illuminare che mi ripete all'infinito buonanotte, e l'acqua si fa vino, come l'innocente diventa un assassino. Anche un orologio rotto ha ragione due volte al giorno. E allora perché non posso sentirmi come mi sento? I tempi stanno cambiando, ma l'unica cosa che conta è amare quello che ho intorno. È bellissimo. Allora, un augurio di buona Pasqua con questi versi di Niccolò Fabi, con i versi di Franco Battiato, con i versi di Guccini nel testo Dio è morto, ma soprattutto con i versi della nostra vita, che oggi viene ancora una volta rigenerata da questa cura
dolcissima, delicatissima e discreta di Dio, che piano piano ci fa risorgere, pur quando nessuno sembra potersi accorgere che sui rami ancora segnati dall'inverno già spuntano i primi segni della primavera. Che meraviglia, Don. Grazie per queste bellissime parole dedicate alle canzoni, ma che riportiamo nella nostra vita. Ci stiamo emozionando insieme, eh? Sono sicura che anche chi ci segue da casa, ti amiamo anche per questo. Allora, vestito a festa e Pasqua, la luce, io ce l'ho sopra, è arrivata. L'ho visto. Auguri di cuore, Don, davvero. Ti vogliamo bene. Grazie, auguri, buona Pasqua a tutti voi. Ci ce la faremo, uniti prossima. Nella preghiera, ce la faremo. A domenica prossima.